OUEDRAOGO, il Bayern dice no. I club in corsa. Non sarà il Bayern Monaco il prossimo club di Hasan Ouedraogo. I tedeschi, riferisce Sky Sport De, ha comunicato al calciatore la volontà di non procedere con il suo ingaggio. Per il centrocampista dello Schalke 04, accostato pure al Milan, restano in corsa Aston Villa, Manchester United, Liverpool e Newcastle. Non solo Mu. LA Turchia, tenta ancora SOLSKI Lunga AER. Dopo l'approdo al Fenerbahçe di José Mourinho, il Besiktas vorrebbe rispondere in grande ai noti rivali. E così, svela il Mirror, i bianconeri sarebbero tornati alla carica per assicurarsi Ole Gunnar Solskjaer. Il 51enne norvegese è stato esonerato dal Manchester United nel novembre del 2021. Roma, il desiderio di Abraham è tornare in Premier. Tammy Abraham non è considerato un incedibile dalla Roma. L'ex Chelsea, riferisce il Messaggero, vorrebbe tornare in Premier League ma al momento non ci sarebbero ancora acquirenti pronti a soddisfare le richieste dei giallorossi. Nei giorni scorsi erano circolate voci in merito a un presunto interessamento del Leicester. Pradé. Oggi addio a italiano con Coppa sarebbe stato diverso. Abbiamo fatto un percorso non con un mister, italiano, ma sino a venerdì la speranza era di continuare insieme. Se avessimo vinto la Coppa sarebbe cambiato tutto. Ci lasciamo professionalmente, ma non a livello umano. Siamo una società ambiziosa, abbiamo un presidente forte. Vogliamo migliorarci. Palladino, dobbiamo parlare con dei profili per il futuro. Dovrò essere lucido e consapevole nelle scelte. Così, a DAZN, il DS della Fiorentina Daniele Pradé. Atletico Madrid, colpo in attacco, ecco Gomez dal Braga. Colpo in attacco per L Atletico Madrid di Simeone. Gli spagnoli, riferisce Ojogo, avrebbero raggiunto un accordo di massima col Braga per assicurarsi Rodrigo Gomez, attaccante 20enne di proprietà del Braga. Il costo? 15 milioni di euro. Greenwood. C'è il prezzo. Juve, Napoli e Lazio avvisate. Il Manchester United ha fatto il prezzo per Mason Greenwood. Chi vorrà aggiudicarsi il giovane attaccante inglese, tornato alla ribalta nella stagione vissuta in prestito al Getafe, dovrà versare nelle casse dei Red Devils ben 40 milioni di sterline come rivelato dal Mirror. Avvisate le sue pretendenti, ossia Napoli, Juventus, Lazio, Atletico Madrid e lo stesso Getafe che spera ancora in un nuovo prestito. Serie B, D'Aversa in pole per LA panchina del Cesena. Fresco di promozione in Serie B, il Cesena non proseguirà in panchina con Toscano, condottiero artefice del passaggio in cadetteria. I bianconeri hanno puntato Roberto D'Aversa, ex allenatore di Lecce e Parma. La candidatura del tecnico dalle origini abruzzesi sta avanzando con prepotenza. Per lui sarebbe pronto un contratto importante dalla durata biennale. Roma Bove può salutare, Belotti non resterà. In casa Roma sono partite le grandi manovre per costruire la nuova rosa secondo i canoni dettati da Daniele De Rossi. Secondo il Messaggero Aouar è destinato a salutare, mentre per Bove dipenderà molto dalle offerte. Il giovane giallorosso non vorrebbe andar via, ma vorrebbe giocare di più. Sicuro inoltre la partenza di Belotti, di rientro dopo il prestito semestrale alla Fiorentina. Lazio, Lotito, Klose, io ho Tudor e me lo tengo. Claudio Lotito vuole continuare con Igor Tudor sulla panchina della Lazio. Lo ha detto lo stesso patron nelle parole riportate da Il Messaggero.
Non mi frega nulla di ciò che si dice l'uscita del numero 1 biancoceleste. Sono tutte notizie usate al fine di mettere zizzania. Stiamo costruendo assieme un nuovo ciclo, sappiamo cosa fare e stiamo lavorando. Close? Ma di cosa stiamo parlando? Io ho Tudor e me lo tengo. Siviglia, ufficiale, Garcia PIMINTA è il nuovo allenatore. Garcia Pimienta è il nuovo allenatore del Siviglia. Ne hanno dato ufficialità oggi gli andalusi, che ripartiranno con l'ex tecnico del Las Palmas per aprire un nuovo ciclo. FENERBAHCE, Mourinho atterrato in Turchia, alle 19 presentazione. José Mourinho è in Turchia dove alle 19 sarà presentato come nuovo allenatore del Fenerbahçe. L'arrivo dello Special One è stato documentato con una foto postata su X dal club di Istanbul. Milan, sfuma a DARABIOYO, resta in Premier. Niente Milan per Tosina D'Arabioio. Il 26enne centrale, che il prossimo 30 giugno saluterà il Fulham a parametro zero, si unirà al Chelsea rimanendo quindi sempre in quel di Londra. Bologna, Calafiori, futuro? Voglio godermi LA in nazionale. Futuro? Sinceramente siamo in nazionale, vorrei godermi la convocazione e pensare ad andare all'europeo. Voglio mettercela tutta anche se forse non mi rendo conto di essere qua. Dal Bologna porterei la serenità, la tranquillità, il fatto di divertirsi in campo. Così il difensore della nazionale e del Bologna, Riccardo Calafiori in conferenza stampa. Hummels, futuro? Non ho ancora deciso. Protagonista di una grande stagione col Borussia Dortmund, Mats Hummels non ha deciso ancora cosa fare del suo futuro nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Così il 35enne ex Bayern, non ho ancora fatto alcuna scelta le sue parole. Difficile un ritiro dal calcio giocato. Bayern, tentativo per Bruno Fernandes, c'è anche il Barcellona. Il Bayern Monaco avrebbe mosso i primi passi per assicurarsi Bruno Fernandes. Lo scrive Ojogo, che rivela anche di presunti contatti tra l'entourage del fantasista in forza al Manchester United e lo stesso club bavarese. Sulle tracce del portoghese ci sarebbe pure il portoghese. Dalla Francia, il Napoli sulle tracce di CL a USS. A un anno dalla scadenza del contratto, Jonathan Klaus sarebbe orientato a lasciare il Marsiglia già in estate. Sulle tracce del 31enne difensore, svela Telefoot, ci sarebbe il Napoli e non solo in Serie A oltre ad alcuni club inglesi e francesi. Lazio, Lotito su KAMADA, non accettiamo ricatti, via i mercenari. Intervenuto sulle colonne del Corriere della Sera, Claudio Lotito è tornato sul mancato prolungamento di Daichi Kamada, ormai a un passo dal Crystal Palace. C'è tanto da fare, mi sono stufato dei giocatori che pensano di poterci ricattare. Noi vogliamo gente attaccata alla maglia. Kamada ci ha chiesto un rinnovo di un anno e un bonus di 2,5 milioni di euro alla firma. Manderemo via tutti i calciatori che si dovessero rivelare dei mercenari. Real Madrid, senti Vinicius, voglio finire qui e lei mia carriera. Sono molto felice di essere qui da così tanto tempo. Spero che il presidente possa rinnovarmi il contratto ancora perché voglio restare qui per sempre e continuare a fare la storia come Carvajal, Nacho, Modric o Kroos. Hanno vinto la Champions League 6 volte e ci hanno indicato la strada. Voglio essere come loro. Vorrei ritirarmi qui, anche se penso che la gente del Flamengo non me lo permetterà.
Così Vinicius Junior ai microfoni di Real Madrid TV dopo il trionfo in finale a Wembley. Real, Nacho, futuro? Non voglio parlarne. Non voglio parlarne ora. Sono molto felice di continuare a fare la storia di questo club e l'unica cosa che conta per me in questo momento è questo. Così il difensore del Real Nacho Fernandes, obiettivo dell'Inter, dopo la vittoria della Champions ai microfoni di Movistar. Parma, Pecchia, pronto il prolungamento di contratto. Fabio Pecchia pronto a firmare per un ulteriore anno sulla panchina del Parma. L'attuale scadenza del 2025, scrive Tuttosport, sarà spostata al 2026. C'è già un'intesa di massima tra allenatore e club.